10 famiglie, monoreddito, con figli a carico, vi dovete solo vergognare. Non vogliamo Caserta che stai. Siamo al Palazzo della Provincia e sono dei manifestanti in questo momento e proviamo a chiedere a qualcuno di loro che cosa sta succedendo. Allora, c'è qualcuno che può parlare? La signora? Allora, ci può spiegare? Siamo gli ex dipendenti dell'impresa di pulizia della provincia. Praticamente a fine appalto hanno rinnovato con un'azienda che si chiama Futuro Ambiente di Piedimonte Matese. E hanno praticamente convocato solo le tre ragazze che prima, nella precedente gestione, avevano accettato di lavorare e non ci hanno permesso, a noi 16 famiglie, di esprimere se anche noi potevamo fare la stessa cosa, nel senso di entrare nell'appalto anche ad ore ridotte, però di riuscire comunque a lavorare tutti quanti. Nel senso anche una forma di rotazione. Anche una forma di rotazione, una forma anche di rotazione. Cioè la vostra disponibilità nei confronti dell'azienda, anche perché voi siete ex lavoratrici. E dentro ci sono tre persone che hanno scelto, non si sa per quale motivo, che hanno i mariti che lavorano. E non mi sembra proprio giusto. Va bene, poi logicamente queste sono valutazioni. Comunque sono state valutazioni. Cioè, praticamente. Voi in un certo qual senso chiedete ditta, anche in che termini sono state fatte queste valutazioni, certo. Perché le tre ragazze che sono oltre il signore, noi siamo contenti che stanno lavorando, certo. Però su quale criterio, diciamo, è stata fatta questa scelta? O sbaglio? No, okay. Sì. L'azienda nuova che è subentrata io so che era momentaneo erro. Diciamo c'era una ditta, sì, che si è aggiudicato l'appalto. Ecco. Di luglio. Prima era un'altra ditta, come si chiamava? Samir. Ora diciamo poi intervenuta. È intervenuta la, come si chiama? La Serena. La Serena per un mese a luglio. Ok. E ora? E adesso dopo agosto hanno fatto questa gara d'appalto. Avete, scusatemi, contattato l'azienda affinché vi riceva e possiate fare le vostre. Stiamo provando, ma non riusciamo. Allora vogliamo fare un nuovo appello, diamo un recapito, non lo so, di mettersi in contatto con voi, che voi siete qui, diciamo, già da stamattina. Anche perché il sindacato più volte ha telefonato a questa ditta, sì, che non risponde, non risponde e non ci dà ancora una data di incontro. Hanno comunque i contatti dei sindacati, quindi vogliamo un incontro. Vogliamo, certamente, un incontro, perché ci sono persone che sono disposte comunque a rientrare. E questo non ce lo possono negare. Vabbè, dal Palazzo della Provincia, Caserta, che stè. Vergogna! E dal momento in diretta qui dal Palazzo della Provincia. Vergognatevi! Caserta, che sei?